La Roma tratta Scamacca da un mese e mezzo a questa parte, dai primi di giugno. Io mi ricordo, ne parlavo già il 10 di giugno più o meno, e quindi era già qualche giorno che la voce circolava. Ecco, Marotta arriva in 24 ore, prende e chiude. Scamacca andrà all'Inter. E che vi devo dire? Scamacca a me piace, lo sapete, piace tanto come centravanti, come caratteristiche tecniche, come si muove, come ha fatto bene in Italia, è secondo me un parametro indicativo. Ma ora più che altro, più che il non prendere Scamacca, mi preoccupa chi la Roma prenderà. Ho letto certi nomi allucinanti: Alexis Sanchez, Zola, Marcos Leonardo, che sì, sarà anche una scommessa, ma io dico, puoi giocare con Belotti titolare, santo Dio, però non è questa la sede opportuna per parlare della Roma. Ora andiamoci a immergere nell'ambiente Inter, andremo a vedere come potrebbe essere utile, o perché no, potrebbe essere inutile, non lo so, il colpo Scamacca all'Inter. Prima di farlo, iscrivetevi, tanti like qui sotto e commentate scrivendo anche la vostra opinione a riguardo. Allora, innanzitutto, le cifre non basse, 25 milioni più qualcosina di bonus. Non basse, però, neanche, diciamo, spropositate. Il West Ham un anno fa l'ha pagato 36 milioni, quindi ci va, penso, a perdere qualcosina, nonostante l'ammortamento penso che comunque non sarà un affare vantaggioso a livello economico per loro. Per l'Inter è un'ottima scommessa, è secondo me una scommessa che si può fare, ed è una scommessa che comunque è intrigante, perché Scamacca in Serie A ha fatto benissimo, ha fatto 16 gol con il Sassuolo, con una squadra di media classifica. Pensate voi, avendo a fianco Lautaro, avendo a fianco magari Thuram, avendo dietro Frattesi, che oggi ha fatto un'altra grande partita, avendo dietro Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, che cosa potrebbe fare? È un centravanti che comunque ha delle caratteristiche che a me piacciono, è molto esplosivo, è molto forte fisicamente, ma ha anche una grande tecnica. È comunque un giocatore che sa il fatto suo a livello tecnico, sa dribblare, è comunque un centravanti, non voglio dire completo, perché no, difficile che un centravanti sia proprio completo, ma è un ottimo centravanti. Nonostante sia altissimo, secondo me di testa pecca un pochetto, potrebbe segnare molto di più, potrebbe sfruttare molto meglio proprio nel gioco aereo la sua grande stazza, però è molto giovane, è un 99, ha ampi margini di miglioramento, è uno che comunque ama migliorare. Pensate un po', la sua storia mi è sempre rimasta molto impressa. Anni fa lessi che comunque andò in Spagna, ah sì, in Spagna, andò in Olanda, da Van Nistelrooy al PSV Eindhoven quando era un sedicenne, perché comunque aveva questo sogno, e quindi disse addio alla Roma, alla sua casa, alla sua quotidianità, per andare comunque a crescere come calciatore. Quindi è uno che apprezza le sfide, che le sa cogliere. Per me è il tassello che mancava all'Inter lì davanti. All'Inter mancava una prima punta vera che potesse sostituire Lukaku. Lukaku era perfetto secondo me per l'Inter, però comunque in alternativa uno come Scamacca ci sta alla grande, più Scamacca che Morata, che invece sarebbe stata un'altra spalla. In quel caso quindi il fardello di numero 9 di prima punta l'avrebbe dovuto raccogliere e portare sulle spalle Lautaro Martinez. E invece in questo modo Scamacca va a fare la prima punta, Lautaro comunque la seconda, e poi c'è Thuram che è un jolly validissimo. Vedremo un po' Correa, se rimane, se non rimane. Dubito che l'Inter riuscirà a piazzare il colpo last minute Morata, anche in caso di cessione di Correa, però sarebbe tanta tanta roba. Ora all'Inter manca poco, secondo me, fondamentalmente, perché il centrocampo è sistematissimo. L'attacco, bene o male, ci sta. Ora vedremo se arriverà un quarto, però non è, penso, una impellenza, comunque un'ipotesi urgente. In difesa sì, manca qualcosa, manca secondo me un difensore che possa rimpiazzare Skriniar, nel senso, ve l'ho detto tante volte questo, Jan Bissek ci sta alla grande, Skriniar l'ultimo anno è stato praticamente inutilizzato, e quindi ci starebbe anche numericamente. Dici, uno come Skriniar non ha mai giocato e l'Inter è andata comunque in finale di Champions, prendi Bissek, alla fine ci sta. Sì, però secondo me se l'Inter vuole ripetere veramente quella grande cavalcata, con comunque Acerbi che inevitabilmente a un anno di più deve prendere un difensore di ruolo, un altro centrale alla Skriniar, e vedremo chi prenderà. E poi ovviamente va colmato il buco che c'è in porta, ma penso che quello sia abbastanza evidente. Sommer dovrebbe arrivare, e poi anche un secondo. Se prendono Sommer e Trubin, comunque dello Shakhtar,
e magari prendono anche un difensore, è tanta roba. È tanta roba e veramente si profila un Inter che può lottare per lo scudetto, ma seriamente, seriamente, che se non dovesse poi effettivamente trionfare, ecco, potrebbe essere classificato quello anche quasi come un fallimento. Però, ora, Scamacca è un grande colpo, secondo me chi dice soldi buttati o non l'ha mai visto, oppure si fissa, oppure è uno che ha pregiudizi, quello è tatuato, non è una persona seria, applicato a Scamacca. Così sarebbe secondo me, perché comunque se vedi giocare Scamacca non puoi dire che non fa il caso dell'Inter. Sì, magari la cifra poteva essere un po' più bassa alla luce di una stagione inglese non esaltante. Ok, vi do ragione, ma comunque 25 milioni, non parliamo di 50 milioni, 25 per un centravanti giovane che ha già fatto vedere molto, ci stanno, è difficile prendere a di meno di meglio, eh? A meno di meglio, scusate la debacle linguistica, però a parte questo, mi raccomando, tocca a voi, iscrivetevi, tanti like qui sotto e commentate anche con la vostra opinione. Ciao!